Mi chiamo Armando, anche se il mio vero nome è Giuseppe. Sono nato a Cucuma il 19 marzo appunto 1951, quindi sono passati 71 anni, a bellezza 71 anni. Il primo momento di socializzazione era la fontana. Mancando l'acquedotto a casa e avendo le bestie a casa, quelle delle vacche bevono all'infinito acqua tutta l'estate, quindi si era costretti ad andare alla fontana a prendere l'acqua. Ora io, non potendo fare altri tipi di lavoro nell'agricoltura, mio padre mi impegnava in questi lavoretti qua. Un'altra incombenza mi era dovevo mungere le vacche. Con il latte nostro si lo faceva fermentare, si conservava il cuoio da una volta per l'altra, si metteva nel latte, poi il latte si induriva e si faceva il formaggio. Quindi c'era questo fare formaggio e mia nonna lo faceva il formaggio, rigorosamente da vedere e non toccare, per cui c'era un ripiano di tavola, ma questo succedeva in tutte le case, un ripiano di tavola dove i nostri nonni fatto il formaggio, perché poi lo vendevano, era proibitivo toccare sia il formaggio che le uova. Ero pezzi di lusso, anche se poi furtivamente qualche pezzo di formaggio spariva. Come piatto estivo era l'insalata di vitate con i pomidori. Quando tornavi dalla campagna, perché alle tre già stava in campagna, quindi tornavo dalla campagna, mia madre in fretta e in furia, due cicore, un po' di farina e una frisella dentro, faceva sto benedetto panicotto. Ovviamente non c'erano i piatti singoli, si metteva sta padella a terra, ognuno col suo cucchiaio, e si aspettava di grattare la parte sottostante della padella, che era la parte più buona del panicotto, si aspettava questo. A Cucuma c'era in piazza, c'era la banca d'upiscia, cosiddetta banca d'upiscia, dove normalmente si metteva il pescivendolo la mattina, sarde, opere, il pesce nostro locale, insomma. C'era una bottega in mezzo alla piazza, la famosa bottega di Mescia Gemma. C'era questa persona anziana che vendeva di tutto, era una drogheria, nel senso piselli, fagioli, farina, vino, olio, vendeva di tutto. Poi c'era un bar, dove attualmente c'è la farmacia, c'era un bar, e lì era anche quello, il gioco a carte, 3-7, Barrura e Sutta, tutti i giochi di carte che si facevano, un bar da Benito questo qua. E l'altro era il bar da Amabile. Poi c'era un altro ritrovo, era una bottega di vino, che è esistito fino a qualche anno fa, e diciamo che era il posto nostro preferito. Non so quale attrattiva teneva questo locale, dico, però lì noi giovani ci trovavamo tutti là, e ovviamente c'erano anche gli anziani, perché non ripeto, non c'è stato mai un netto taglio tra una generazione e l'altra. In tutto questo qua c'era poesia, c'è il vicinato, che c'era un grosso rapporto con il vicinato, perché venivano a aiutare mio padre a infilare tabacco, oppure mia madre andava da loro a infilare tabacco. Questo ti fa capire come spesso e volentieri la miseria sia il miele di una vita, insomma, ecco.